Festeggiare un anniversario è sempre una cosa delicata. I traguardi sono un'occasione per festeggiare, ma rendono anche evidente che il tempo è passato. Fanno riemergere piacevoli ricordi, ma inoculano anche un senso di malinconia. Il 2023 è l'anno centenario della nascita di Padre Romano Scalfi. Sacerdote trentino dal carattere gioioso e simpatico, ha dedicato tutta la sua vita alla missione russa, alla Russia cristiana, come spontaneamente lui e i suoi primi compagni di avventura chiamavano quel mondo lontano e affascinante che si estendeva immenso dietro a una tetra cortina di ferro. Un mondo pieno di genio umano e religioso, pieno di contraddizioni e di sofferenze, pieno di una vita, insomma, che doveva essere assimilata e raccontata. L'ascolto appassionato di quella vita era cominciato ben presto per Romano Scalfi, ma è stato negli anni 50 che quella tensione irresistibile ha cominciato a prendere una concretezza particolare, grazie all'incontro con altri uomini e donne pieni di passione per Dio e per l'uomo. Don Adolfo Asnaghi, Monsignor Enrico Galbiati, Don Armando Bisesti, Padre Pietro Modesto, Don Ezio Cadonna, Elisabetta Ambiveri e nel 1957 Don Giussani. Proprio il 1957 è ricordato come l'anno di fondazione di Russia Cristiana, quel fiume di iniziative e passioni per l'Est e per l'unità che negli anni è diventato una rivista, un centro studi, un'associazione, una fondazione, e ha dato vita a innumerevoli esperienze. Sono Paolo Polesana e questo è La Voce del Padre, podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei 100 anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. I 100 anni di Padre Scalfi sono l'occasione per guardare con gratitudine all'eredità spirituale e culturale di questo sacerdote eccezionale. Noi di Russia Cristiana vogliamo festeggiare ascoltando la sua voce, la voce del Padre, perché questo è stato Padre Romano per noi e per tantissima gente, semplicemente il Padre. Non è la prima volta che Russia Cristiana festeggia un traguardo. Per iniziare la celebrazione dei 100 anni di Padre Scalfi, torniamo ai primi 30 anni di Russia Cristiana. Era l'estate del 1987. Padre Romano coglie quell'anniversario come l'occasione per rilanciare un coinvolgimento personale e un senso di comunione e di corresponsabilità per i fratelli dell'Est. Era l'anno dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, l'occasione di affidare alla Madre di Gesù il cammino di unità delle chiese. Era l'anno di un'alba ancora incerta sopra il grigiore sovietico, un'alba che presto avrebbe acceso tutto il mondo di nuove speranze. Per incominciare dalle cose che hanno meno consistenza, ma che comunque per noi hanno un significato, sono i 30 anni di Russia Cristiana, che non intendiamo celebrare con fasti e solennità particolare, ma vorremmo che fosse un richiamo forte, innanzitutto per domandare perdono delle nostre malefatte in questi 30 anni, ma poi per chiedere al Signore e alla Madonna la grazia di essere illuminati e rafforzati perché la nostra vocazione si compia sempre più secondo le strade che loro stesse ci indicano. Un secondo elemento che rende straordinario quest'anno è l'anno dedicato alla Madonna, l'anno mariano. E in questo ci sentiamo
molto in sintonia con i fratelli dell'Est, i fratelli della Russia in modo particolare. Questo è un motivo in più per assumere tutta la nostra responsabilità. Non tutti siamo teologi e non tutti siamo preparati a questi incontri, ma tutti siamo chiamati invece a partecipare col cuore, a sentire la responsabilità. Nell'ultima lettera che c'è scritto dice, parlavano del dialogo fra cristianesimo orientale e cristianesimo occidentale, che d'ora innanzi dovrebbe rivestire una certa continuità. In questo dialogo fra Oriente e Occidente, tutti quanti, nessuno escluso, qui ognuno di noi è impegnato nel pregare, nel sentirne la responsabilità, nel sapere che dipende da ciascuno di noi se questo dialogo potrà andare avanti in un modo fruttuoso. Per ambedue le chiese. È un terzo punto che rende straordinario quest'anno è la vitalità del mondo religioso e umano che si è rimanifestata nell'Unione Sovietica, in Russia. Dopo che Andropov aveva praticamente eliminato tutti i gruppi del dissenso, noi stavamo aspettando così tempi migliori e non supponevamo che questi tempi migliori, anche nel silenzio, nella fatica e nell'oppressione, venivano maturati. E la prova è stata proprio questa nuova cultura che è penetrata perfino nell'ufficialità. Suppongo che leggiate l'Alta Europa in modo attento e puntiglioso, per cui faccio degli accenni e voi capite molto di più. Ma è una grande cosa comunque che nella letteratura ufficiale ormai penetri un pensiero, per quanto vagamente cristiano, ma profondamente dettato da un senso religioso. Una grande cosa perché dice come nel silenzio, nella fatica, nella croce, siano maturate quel processo di rinascita umana e cristiana che da 25 anni a questa parte va avanti. Neanche le astuzie di Andropov, neppure l'oppressione della polizia, sono riuscita a eliminare una cultura. E questo è di grande insegnamento per noi, perché diciamo. Una cultura autentica non può essere eliminata da nessuna forza oppressiva. Potrà non esprimersi qualche volta in forme come noi desideriamo, comunque procede sempre ed è sempre feconda. È la prova, insomma, della potenza della cultura anche ai nostri giorni. Accanto a questa espressione culturale nell'ufficialità, c'è il risveglio anche di tutto un ambiente cristiano, di tutto, di alcuni almeno. Ma il Signore chiama sempre alcuni per salvare tutti. Se noi non ci lasciamo impressionare dalle cose che succedono, vuol dire che la nostra fede è molto fiacca. E che il Signore ci educa, sempre lo ripetiamo, soprattutto attraverso le cose che fa succedere. Fa succedere anche per noi questa rinascita, chiamiamo adesso, questa ripresa della fede in Russia è un segno evidente che Cristo mette per noi perché per rispondere adeguatamente a questa realtà. Quindi ne abbiamo a sufficienza di motivi per domandare perdono della nostra inefficacia, della nostra debolezza, della nostra fiachezza. E per riprendere speranza e riprendere a pregare con più energia, perché il Signore compie ciò che evidentemente ha fatto iniziare con tanti frutti positivi.
Ne abbiamo a sufficienza, ha detto in conclusione Padre Scalfi, per chiedere perdono per la nostra inefficacia e per riprendere con speranza a pregare con più energia perché il Signore compia quello che ha cominciato. Oggi, dopo che oltre 30 anni di storia sono passati, queste parole risuonano come un invito a guardare attentamente a nuovi segni di speranza. Ascoltando assiduamente la testimonianza dei nostri amici dell'Est, come lui li chiamava, Padre Romano ci ha fatto vedere che anche nel silenzio, persino sotto il peso della croce, matura la vitalità di una nuova cultura. La storia ci ha mostrato già la potenza della cultura nel far rifiorire l'umano. Ricordiamolo mentre ruggiscono le armi. Una cultura autentica non può essere eliminata da alcuna forza oppressiva. Avete ascoltato La Voce del Padre, un podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei 100 anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. Potete accedere a tutti i podcast e alle altre produzioni multimediali attraverso la Mediateca di Russia Cristiana, al sito www.russiacristiana.org/mediateca.